Bentrovate. Allora, noi oggi io volevo mostrarvi in questo video come realizzare qualcosa con una stoffa a fiori. A volte noi abbiamo queste belle fantasie di cui ci innamoriamo perché sono bellissime, poi però non sappiamo mai come usarle, perché per i blocchi piccoli la fantasia è troppo grande, magari per un bordo, però non sempre c'è l'occasione. Allora, c'è la possibilità di realizzare un progetto tipo quello che vedete alle mie spalle. Ok? Qua cosa si fa? Si prende una stoffa fantasia, con le fantasie grandi, che abbia una ripetizione, adesso vi faccio vedere cosa vuol dire, e poi si scompone in quadrati. Ok? Vedete che questo è composto da quattro quadrati. Per realizzare quindi dei blocchi. Io l'ho chiamato Square Flower, il lavoro dietro, ed è piaciuto tanto quando l'abbiamo fatto. Allora, adesso vediamo come fare. Intanto vi posiziono sulla plancia. Allora, intanto prendiamo la nostra stoffa e vi faccio vedere una cosa. Guardate le potenzialità. Se noi prendiamo questo specchio, abbiamo modo di... Ah, non riesco a aprire. Ok. Vedete, io adesso lo metto a 90 gradi perché è il nostro quadrato e se io la sposto, guardate che effetti che fa sulla nostra fantasia. Ok? Ci sono dei giochi bellissimi che io posso realizzare. Guardate che spettacolo. Perché? E lui mi mostra praticamente un quadrato ripetuto quattro volte, ok? E quindi io ho tutti i miei giochi che posso fare. È davvero molto bello quello che si può ottenere con questo lavoro, ok? È storto il telefonino. Ok. Andiamo a vedere come fa. Intanto dobbiamo capire, quando parliamo della nostra stoffa, ho detto che bisogna avere quattro ripetizioni. Cos'è una ripetizione? Una ripetizione è quante volte il disegno si ripete nella stoffa, o comunque la distanza che c'è tra un disegno e il successivo. Ad esempio, se io prendo come riferimento, devo prendere un mio metro, devo prendere un riferimento che sia ben chiaro, quindi io prendo ad esempio, la vedete questa puntina di questa foglia qui? Ok? E devo vedere quanta distanza c'è tra questa e la puntina successiva. Adesso voi non lo vedete all'interno del vostro. Ok. Quindi da questa puntina a questa puntina io ho praticamente 29 centimetri e mezzo, una ripetizione da 30 centimetri. Ok. Se voglio cercare un altro punto, ad esempio l'inizio di questo petalo arancione, con l'altro inizio del petalo arancione, e sono i nostri 29 centimetri e mezzo, 30 centimetri. Quindi questo è il modo, perché ci sono delle stoffe che hanno ripetizioni, in genere sono o da 30 o da 60. Voi dovete avere quattro ripetizioni, per cui dovete avere un multiplo della vostra ripetizione. Quindi in questo caso avremo bisogno di 1,20 m della nostra fantasia. Per fare un lavoro grande come quello che ho alle mie spalle, in questo caso di ripetizioni da 30 ne occorrono 8 perché lo si fa due volte. Se invece avevate bisogno di una ripetizione da 60, bastavano 4. Io di questa che vedete alle mie spalle vi metterò il PDF, però voi potete farla anche più piccola, cioè il gioco era quello di vedere e dimostrarvi come realizzare delle
dei giochi con la nostra fantasia grande. Andiamo a vedere adesso, intanto andiamo a tagliare le nostre quattro ripetizioni e poi vediamo come utilizzarle. Allora, io decido e vado a determinare qual è l'elemento che determina la mia ripetizione. E mi vado a fare un segno con la penna, ok? Ad esempio, per me è l'inizio di questo petalo arancione. Queste sono le nostre penne che vanno via con lo stiro. Ok. E questo magari lo vado a tagliare. Io adesso qui faccio più fatica perché vorrei mostrarvela, però magari sarebbe meglio aprirla ed averla almeno in doppio anziché in quattro tagliate. Quindi io da questo punto qua vado a segnare la prossima ripetizione, ok? Che abbiamo detto che è l'inizio del nostro petalo arancione. E vado nuovamente a tagliare anche questo. Le metto a parte. Questa è la slow stroll, che c'è anche in tanti altri colori. E andiamo a pulire questo, ok? Adesso io li vado a stirare accuratamente dove ho già svestiato prima e li taglio a metà. Taglio a metà ogni e le tengo accuratamente separate. Ok? La metà sopra e la metà sotto. Vedete? Faccio la mia pila. Questo e questo qua sì. Vedo di esatto andare a tagliare nella stessa posizione. Perfetto.
e tengo accoppiate le due metà. Questa e questa. E faccio così per tutte e quattro le strisce. Allora, noi adesso dobbiamo prendere quattro delle nostre strisce e dopo averle accuratamente stirate, dobbiamo fermarle perché dovremmo andare a fare dei tagli, ma dobbiamo essere sicuri che saranno fatti nella stessa posizione. Per cui come faccio ad avere dei riferimenti? Intanto le impilo. Ok. Poi prendo degli spilli e ad esempio, non so, guardiamo questo punto dove iniziano le foglie, vediamo di andarli a cercare tutti. Lo stesso punto, per così impilare le nostre stoffe in questo modo, cercando di fermarle e che siano il più possibile accoppiate. Adesso prendiamo magari il punto qua di questa foglia, questo, e vado a cercarlo in tutti i miei pannelli. Ok. E vedo di fissare più punti di modo da avere questo qui. Eccomi, si deve essere interrotto il video intanto che, stavo facendo il, come si può dire, il fissaggio dei punti per tenere questo il più allineato possibile, di modo che siano sovrapposti in maniera il più possibile nello stesso punto. Ecco, l'ho sfilato toccando. Ok. Adesso io devo andare a tagliare dei quadrati, delle strisce da 4 pollici e mezzo e poi dei quadrati da 4 pollici e mezzo per 4 pollici e mezzo. Di conseguenza, come qualsiasi altra stoffa, nel momento in cui faccio questa operazione vado prima a vedere di fare il mio dritto filo, insomma pulire il mio lato per poi fare la mia striscia. Mi allineo sotto. Adesso voi qui non lo vedete, mi allineo sotto, ok, e vado a pulire questo lato del mio ok. Adesso ruoto il mio pannello, ok, e taglio una striscia da 4 pollici e mezzo.
Vado a prendere il cutter più grande perché questo è piccolo e faccio più fatica. Ecco. Allora, mi metto sul 4 e mezzo. Mi raccomando, come vi ho insegnato nel corso base, per non muovere la riga, mi sposto con la mano, verifico che sia stato tagliato tutto e intanto taglio direttamente già anche l'altra striscia. Qua avrei fatto meglio a farla da 5x5, perché se no, ma ormai è fatta. Se voi invece avete direttamente strisce per il doppio della ripetizione, quindi 60 centimetri, ok. Allora, adesso io da qui taglio. Ecco, adesso qua possiamo giocare con i nostri quadrati. Guardate che bello. Questo, possiamo assemblarlo anche così, tenendo al centro la parte bianca. Ha un bellissimo effetto. Questo è uno. Questo è un altro. Avete visto che belli? Questo qua. Questo. Sono bellissimi visti attraverso la. Questo poi può essere fatto eventualmente anche così. Devo fare sempre quasi che ruotino, per cui quel disegno che ho deve essere. Guardate che bello. Ecco, questo è il modo per giocare con una stoffa che abbia una fantasia, una grande fantasia. Adesso li cucio anch'io, così dopo vi posso mettere qualche foto. Intanto in questo video, insieme al PDF, avete un po' di indicazioni su come poter, sviluppare questo lavoro. Ok, buon divertimento, dovete decidere voi la vostra dimensione, scegliete la vostra fantasia, magari ne avete anche in casa, l'importante è così dovete imparare a valutare le ripetizioni. Ok, grazie e buona giornata.